a Francesco Comunale perché nostro amico, nostro concittadino. Prosegue il successo dei documentari di AgroDoc, denominazione di origine campana, la kermesse che fino a domani sera sarà in scena in Piazza Mendola a San Valentino Torio. Dopo il successo con Enzo De Caro, il documentario su Totò e l'omaggio a Mimmo Iodice, con Ludovica Coscione tra le protagoniste di Mare Fuori, toccherà Quattro giorni di libertà con Enzo Granianiello, Antonio Fresa e Scugnizzi per sempre. In effetti sono quattro serate piene di eventi. Abbiamo il documentario, abbiamo cinema, si parla di sport, si parliamo un po' di tutto. Ecco perché racchiudiamo una vasta gamma di persone, quindi varie fasce, dai giovani ai meno giovani, da persone che comunque ricordano la canzone napoletana, perché c'è anche tanta bella musica. Devo dire, non vedevo l'ora di venire qui a San Valentino Torio e conoscere questa realtà, perché poi AgroDoc è un progetto che mi piace moltissimo, perché appunto fonde la cultura, il territorio, l'arte, la musica. Io mi occupo di radio, Rai Radio Live Napoli, che è questa nuova emittente digitale della Rai, dedicata appunto all'archivio storico della musica napoletana, che adesso ha festeggiato un anno e appunto vuole portare la musica nel mondo. Così anche AgroDoc in realtà porta il territorio però in una dimensione internazionale, perché sarà pieno di documentari, di eventi, di protagonisti della musica, del teatro. Abbiamo declinato un attimino la parola doc, perché documentario e poi campana, quindi è stato un giochetto ma che ci è piaciuto e tutti quanti hanno approvato questa AgroDoc. Si parla di arte, musica, cultura e soprattutto ai giovani. Avviciniamo a dare spazio alla cultura e all'eccellenza napoletana. Quindi vi aspettiamo veramente. In bocca al lupo per tutto il progetto e alla città che ci ospita. Buona serata. Continuiamo la nostra serata chiamando qui sul palco Enzo De